favorite sand, a lily white dress, a million words, but... Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi, dopo un po' di tempo, parleremo ancora di retro gaming, perché in questo periodo ho riscoperto nuovamente questo tipo di intrattenimento che prima avevo un pochino dimenticato, ma che ora, come vi dicevo, ho riscoperto passando intere serate sul divano, catapultato, trasportato in una dimensione che ormai non esiste più, ma che è comunque possibile ricreare a casa facilmente spendendo 2 lire per acquistare su Amazon questa, che effettivamente, a guardarla bene, almeno esteriormente, non è altro che una cinesata, realizzata completamente in plastica. Davvero, dal punto di vista della costruzione, non aspettatevi nulla di particolare, se non per la colorazione, che vi dirò è carina, a me piace. Tanto che, come vedete, sul vetro, o meglio credo sulla plastica che ricopre il display, per paura di graffiarlo in vista della recensione, ho deciso di lasciare la pellicola protettiva, che durante le sessioni di gioco non è comunque fastidiosa. Come al solito, anche oggi, prima di proseguire, vorrei chiedervi gentilmente, se avete piacere che continui a portarvi contenuti di questo tipo, potete aiutarmi iscrivendovi al canale, mettendo un mi piace al video, commentandolo e condividendolo, in modo che il maggior numero di persone possano vederlo, e di questo, naturalmente, vi ringrazio di cuore in anticipo. Tornando a noi, a parte questa mancanza per quanto riguarda la costruzione, che come vi dicevo è un compromesso accettabilissimo considerando il prezzo, che su Amazon si aggira attorno ai 20 euro, anche perché questa console possiede alcune chicche, che ovviamente vedremo insieme, e la prima cosa di cui voglio parlarvi è proprio la batteria, che si trova qui dietro, sotto questo sportellino. Batteria che, come vedete, è ricaricabile ed è da 3,7 volt e 1020 mAh. Ed è una di quelle batterie che si usavano una volta nei cellulari Nokia, se non ricordo male, quei modelli che avevano un'autonomia infinita, tecnologia che quindi oggi è stata riciclata per essere utilizzata in queste console, anche se normalmente i modelli un pochino più economici usano batterie meno capienti, al massimo visto che arrivano a 800 mAh, e che in questo caso per questa console consente tranquillamente più di 8 ore di autonomia, e questa è davvero un'ottima, ottima cosa. La seconda cosa interessante di cui vorrei parlarvi si trova qui sopra, ed è questa qui, che non è altro che una porta V, alla quale, collegando il cavetto che c'è in confezione, questo con jack da 2,5 mm, uscita video e audio mono, è possibile trasmettere sia il suono che le immagini alla TV, e quindi giocare su un display molto più grande di quello integrato. Ovviamente la risoluzione è SD e quindi a 480p, e questo naturalmente significa che se la collegate a una TV particolarmente grande, inevitabilmente le immagini saranno parecchio sgranate. L'ideale sarebbe avere in casa una vecchia TV non tanto grande, o ancora meglio un monitor da 20 pollici, così da poter ricreare l'atmosfera dei cabinet delle sale giochi di 30 anni fa e più. Naturalmente, invece, se la televisione è un modello molto recente, per cui molto probabilmente possiede esclusivamente porte HDMI, bisognerà per forza acquistare un convertitore. Poi, a fianco della porta V c'è la porta micro USB, che naturalmente serve per ricaricare la batteria, utilizzando questo cavetto USB regolare micro USB, che naturalmente è anch'esso compreso in confezione, e che mi dà il là per parlarvi della seconda chicca di questa console, perché alla porta micro USB è possibile collegare anche un controller aggiuntivo, questo, che naturalmente fa parte della dotazione di accessori e che, come vedete, possiede gli stessi pulsanti che ci sono anche sulla console. Controller che quindi, per i titoli che lo prevedono, che lo supportano, vi consentirà di sfruttare la modalità a 2 giocatori, e questa è davvero un'altra ottima, ottima cosa, e naturalmente potrete giocare sia in mobilità, e quindi usando il display della console, oppure meglio ancora un monitor esterno. Per quanto riguarda invece gli altri pulsanti, qui a fianco della porta micro USB c'è quello per accendere e spegnere la console, e poi qui sotto ci sono tutti gli altri controlli, a partire dal tasto direzionale, e poi qui sotto i 2 tasti Start e Select, questo qui è il tasto di Reset, ed infine qui a fianco tutti gli altri classici tasti di gioco. Pulsanti che, come vedete, hanno tutti un pochino di lasco, perché, come vi ho accennato all'inizio del video, la qualità costruttiva è quella che è, mentre le griglie che vedete qui sono quelle dell'altoparlante, per cui da qui, mentre state giocando, esce il suono, che può essere regolato utilizzando la rotellina che c'è qui sul fianco sinistro e che quindi consente di regolare il volume. Accendendo la console, come prima cosa apparirà questa schermata introduttiva dove potremo scegliere la lingua, esclusivamente tra cinese e inglese, e quindi non c'è l'italiano.
magari prima di continuare abbasso anche un pochino il volume, altrimenti dà fastidio, così. E poi, dopo aver selezionato inglese, premendo il tasto Start, accederemo alla lista dei giochi, che come vedete sono 400. Il display tutto sommato non è male, si tratta di un pannello LCD con una diagonale di 3 pollici. Naturalmente non è possibile regolare niente, né la luminosità né tantomeno il contrasto, e quindi per un uso dentro casa va più che bene, è più che adeguato, anche se sarebbe stato bello poter regolare la luminosità, specialmente utilizzandolo la sera prima di andare a dormire. Mentre vi dicevo, all'esterno, sotto la luce del sole, la visione per forza di cose diventa un po' più difficoltosa. Quello che ho intenzione di fare ora è fermarmi un attimo, così posso collegare la console al mio Cloner Alliance Box Pro in modo da farvelo vedere in azione a schermo intero, prima mostrandovi velocemente la lista completa dei giochi e poi giocando per qualche secondo ad un paio di titoli, ed infine ci ritroveremo qui per le conclusioni.
E allora rieccomi qui per concludere velocemente questa recensione dei pregi di questa piccola console e quindi autonomia, possibilità di collegarla a un monitor esterno e della modalità due giocatori vi ho già parlato, per cui resta da dirvi dei difetti che sono essenzialmente due. Il primo è che a differenza di altre console simili ma più costose la memoria non è espandibile, il che comporta due distinte problematiche. La prima diretta ovviamente è che non si possono aggiungere giochi, la seconda indiretta è che purtroppo non è possibile salvare i progressi e quindi bisogna ogni volta ripartire da capo in vero stile sala giochi di una volta. A parte questo, se siete appassionati, ore e ore di divertimento sono assicurate e come al solito per maggiori info trovate tutto quanto qui sotto nella descrizione, dove vi ricordo ancora ci sono sia il pulsantino per mettere un mi piace al video che quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.